25 anni di servizio come segretario del Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute. Monsignor José Luis Redrado, confratello dell'Ordine di San Giovanni di Dio, è entrato nel mondo dei pensionati, come lui stesso ha dichiarato in un'intervista all'Isola della Salute. «Questo non vuol dire smettere di lavorare», ha continuato il Vescovo. «Comincio una nuova vita all'età di 75 anni, una vita felice e piena di impegni. Il mio progetto è mettere in pratica quello che sino a oggi ho predicato nel mondo dei malati». Monsignor Redrado è tornato a Saragozza, la sua città natale, dove continua il suo servizio di assistenza presso l'ospedale dei Fate Bene Fratelli, specializzato nella cura dei malati cronici di lunga degenza e terminali. Arrivederci, sappiamo che ha molti impegni, però la Spagna non è poi così tanto lontana, quindi troverà sicuramente un momento per venirci a trovare. Grazie di tutto. Per salutare il loro confratello in partenza per la Spagna, la Curia Generalizia e tutta la comunità religiosa dell'Isola Tiberina ha organizzato una grande festa. Fra José Luis è stato un vero testimone, ha sottolineato il padre generale dei Fate Bene Fratelli, Fra Donatus Forcan. A quanti sono venuti a contatto con lui, egli ha portato l'amore di Dio verso tutti. La sua spiritualità gioiosa e coinvolgente sarà sempre con noi. Just